situazione dicendo vogliamo fare questa intervista, e più sei bravo e più non ti chiamano. Più tu sei bravo a comunicare, cioè c'hai la faccia tosta, e più chiamano gli altri, magari quelli che sanno magari leggere un bilancio benissimo, ma non hanno quella verba comunicativa che magari a Luigi Di Maio. È fatto ad hoc dal sistema. Basta vedere di chi è la seppia, chi è stata venduta, ad un uomo di Berlusconi, e quindi avrà tutto l'interesse, anche se poi ci sono giornalisti liberi, grazie a Dio ancora ce ne stanno e sono eroi, avrà tutto l'interesse a mettere in difficoltà un movimento che comunque si sta provando faticosamente a cambiarlo, questo sistema. Il sistema non si lascia cambiare facilmente, reagisce. La prima reazione è sempre mediatica. Io temo che qualora riuscissimo con la rete anche a bypassare questa reazione, e questo potere mediatico, ci saranno altri tipi di reazione. L'Italia non è nuova a, tra l'altro, episodi del genere. Su Beppe quello dipende, magari tu hai un'idea che io rispetto e c'è un'altra persona che ha un'altra idea, che invece prova quel linguaggio, anche quella rabbia che ci ha portato ad avere 9 milioni di voti. Anche nel 5 Stelle ci sono varie anime, magari c'è Luigi che è un grande, che ha uno stile, un aplomb molto istituzionale, e magari io che faccio un intervento in aula e parlo di supercazzola rispetto a F35. Secondo noi serve un po' tutto, cioè Beppe è un nostro megafono, è come una squadra di calcio, un centravanti di sfondamento alla Chinaglia, io poi sono della Lazio, e che magari è un po' per certi versi tecnicamente su alcune cose doveva migliorare, però fondamentale perché poi faceva gol, e poi una squadra che sa fare tante altre cose.